Salve, io mi chiamo Vatna, sono la compagna di Jokull e sono innamorata della mia Islanda. Per 20 milioni di anni qui c'erano solo piante ed animali, ma nell'anno 1000 sono arrivati i biondi vichinghi ad abitare in questa difficile terra, tra i quali il più famoso è Erik il Rosso, che era bello bello e forte. Amava viaggiare e da qui conquistò la Groenlandia, cioè l'America, molto molto prima di Cristoforo Colombo. I vichinghi erano tenaci ed operosi, si costruivano le case con quanto offriva la natura circostante, tappezzavano le pareti ed il tetto con torba, così si riparavano dal freddo dei lunghi inverni. Dentro le case non si facevano mancare nulla, però la vita non era certo facile. Erano orgogliosi e saggi i vichinghi e dicevano: è meglio una casa anche se umile, ognuno è signore a casa sua. Se possiedi due capre e un tetto di vimini è sempre meglio che mendicare. I paesaggi qui ad ogni svolta cambiano, dal verde intenso e fresco si può passare all'azzurro del mare. Dal bianco dei ghiacciai al nero di sterminati campi di lava. Le rocce poi in alcune zone sembrano colonne di antichi templi. Vi è anche una piccola torre di Pisa. Guardate che colori, che paesaggi stupendi e sempre diversi. Qui l'aria è limpida ed anche i fiori assumono colori intensi e vivacissimi. Il lupino si fa perdonare la sua invadenza regalandoci distese colorate di azzurro. E poi il vento che accarezza l'erba fa correre le nuvole, rende il cielo azzurro intenso e dopo cambia con varietà di grigio per tornare azzurro più che mai. Ci sono pecore, capre e mucche che si gustano l'erba fresca. Se gradite la compagnia di milioni di moscerini, siete nel posto giusto. I cavalli sono l'orgoglio degli islandesi, una razza purissima, unici al mondo a fare 5 passi di danza. Il segreto è semplice, gli islandesi parlano con i loro cavalli. Questa è terra di villeggiatura per molte specie di volatili che ti circondano sempre e ti accompagnano durante il viaggio, in tutti i viaggi. Gli islandesi sono da sempre autentici esperti del mare e della pesca. Il pesce non manca di certo, ne abbiamo tanto anche di secco, che in questo caso diventa pratico e prezioso nutrimento. Ed una grande sorpresa sono gli iceberg. Dicono che sembra di essere in Patagonia e invece siamo in Europa. Gli iceberg sono di vari colori, dal bianco all'azzurro intenso. Dipende, dicono, dall'epoca in cui si sono formati. Forniscono un'acqua antichissima e purissima. Gli iceberg, prima di sciogliersi a contatto con il mare, si divertono a fare il giro tondo nella baia, con la pulcinella che si mette sempre in bella mostra. La caccia fotografica alle balene è ogni volta una nuova avventura. La vedo di là! No, adesso la vedo di qua! A destra! No, a sinistra! Laggiù, una soffia! Le balene ci stanno al gioco del nascondino,
però sono arrabbiate ed invitano i turisti ad incontrarle, non a mangiarle, per favore. In the whales! In the pizza! Please! In the pizza, please! Ciao Italia! Ciao Italia! Ciao! Ciao!